Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Buonasera e ben arrivati sull'Isola di Pasqua, in questo luogo di scoperta dove temi importanti che spesso non trovano spazio vengono invece esplorati sotto tanti punti di vista. E questa sera, dopo aver parlato di energia vitale armonica e di connessione mente-corpo, affrontiamo una parte essenziale della nostra esistenza, eppure molto spesso bistrattata, abusata, sminuita, la nostra parte femminile. Ma una cosa interessante è quella che si assiste ai nostri tempi alla necessità di un recupero del proprio ruolo. Ecco, da una parte il maschile ha bisogno di riappropriarsi di quella parte di femminile che lo rende, diciamo, comunicativamente accettabile e dall'altra parte l'aspetto invece femminile ha bisogno di riappropriarsi di questo ruolo. Spesso si assiste un pochettino ad un cambiamento di prospettiva, ad un cambiamento, ad un'inversione di ruoli che crea non pochi problemi, perché è vero, come dicono i biologi, che l'aspetto fenotipico del sesso opposto viene determinato dalla esigenza del soggetto che immette attrazione sessuale. E quindi dovremmo, diciamo, constatare che nello spirito del tempo ciò che appare dal punto di vista fenotipico sotto i nostri occhi è necessitato da una esigenza, diciamo, biologica. Però è anche vero che questo provoca dei contrasti. Abbiamo una sofferente mancanza di autenticità del proprio vissuto con il proprio fenotipo, con il proprio fenotipo soprattutto psicologico. Ecco, mi è piaciuto molto che con gli ospiti lo psicologo, il medico, il counselor sia venuto fuori che esiste una declinazione su vari aspetti del ruolo maschile e femminile. Uno è quello fenotipico, cioè l'aspetto del corpo fisico, l'altro è quello della genetica, per cui i sessi sono caratterizzati specificatamente da dei cromosomi specifici. L'altro è quello di come uno si sente, cioè qual è il mio sesso di appartenenza prevalente, e che spesso questi tre aspetti non coincidono. E poi c'è un aspetto sociale invece molto importante, che è quello con la quale si discriminano, si districano un pochettino questi giochi di ruolo, che possono essere dei ruoli assolutamente produttivi di sentimenti positivi, di relazioni positive, come anche di patologia o di nevrosi.
Avete sentito le parole di Sergio Labella, il nostro produttore esecutivo. Anche lui ha affrontato il tema del femminile nella sua trasmissione Salutaria. Trovate comunque la puntata sul canale YouTube di LP Network. Lui l'ha affrontata in altri termini, ovviamente. Ma prima di entrare nel vivo del discorso, vogliamo fare una piccola premessa. Questa puntata non vuole essere un manifesto post-femminista, ma soltanto un viaggio da fare insieme, fin dentro alle origini dell'umanità, così come la conosciamo. Alle origini della storia dell'umanità, la concezione religiosa primaria è stata quella del femminino sacro, e la cosa ci appare del tutto spiegabile. Un genere umano formato da cacciatori e raccoglitori ha unito inconsciamente i ritmi della natura, l'abbondanza dei doni della terra e la magia della nascita e della vita con le donne e il loro potere riproduttivo. È altamente probabile che questi uomini, non avendo alcuna consapevolezza della propria funzione riproduttiva, vedessero tutta la magia procreatrice come prerogativa unicamente femminile e che di conseguenza il fascino e il mistero della vita prendessero nella loro mente una forma sacralizzata. Da qui lo sviluppo di un mito della creazione, relativo ad un antenato singolo per tutta l'umanità e per il mondo, la Grande Madre, su cui si è imperniato un culto primario con i suoi riti magici e sciamanici. Maschile e femminile sono termini spesso identificati con l'equivalente biologico di maschio e femmina, o equivalente sociale dell'uomo e della donna. La distinzione tra maschile e femminile va al di là dei costrutti biologici, psicologici e psicosessuali. Trascende le nozioni culturali, religiose e sociali di maschio e femmina, dell'uomo e della donna. Ciascuna di queste energie, infatti, è come la faccia di una stessa moneta. Nessuna delle due parti è meno o più importante dell'altra. Entrambe sono necessarie per raggiungere un equilibrio. È innegabile che noi veniamo da qualcosa come 4.000 anni di maschilismo imperante in tutti i settori, quindi sia la personalità, sia il modo di concepire il lavoro, la coltivazione della terra, eccetera. Questo è innegabile. Oggi c'è stato, per chi lo ricorda, io quest'anno compirò 70 anni, quindi ero già adulto quando c'è stato il femminismo. Quindi la donna ha dovuto usare l'energia maschile per affermarsi e per venire considerata. Quando Papa Luciani disse dal balcone di Piazza San Pietro nel 78 che Dio è madre, demolì per un attimo l'archetipo patriarcale e pastorale che governa la Chiesa. Questo, sostituendo quello matriarcale, ha consegnato l'eterno femminino alla sottomissione e al disprezzo. E tutto ciò che riguardava la ritualità della Dea Madre al diabolico e al peccaminoso. Pensate per esempio al paradiso terrestre con Eva, corruttrice e tentatrice di Adamo. Oggi sappiamo che non è questo che la Bibbia ci racconta, ma è quello che secoli di teologi hanno voluto inculcarci. Un esempio importante è nella figura di Maria Maddalena, tra le più misconosciute e falsificate. Da millenni etichettata come la prostituta che mai fu, Maria Maddalena ebbe un destino infamante che l'ha sottratta al suo ruolo centrale nella cristianità. Fu la prima a ricevere tra i discepoli un incarico direttamente da Gesù, portare la notizia della sua resurrezione agli apostoli. La Chiesa primitiva riconobbe l'importanza di questo episodio e le diede il titolo di Apostola degli Apostoli. Maria Maddalena appare comunque come una figura scomoda per la Chiesa e soltanto nel 1969, infatti, che la Chiesa Cattolica revocò ufficialmente l'etichetta di prostituta affibbiata a Maddalena da Papa Gregorio, ammettendo così il proprio errore. Ciò nonostante, l'immagine della Maddalena è rimasta quella della meretrice pentita. Negli ultimi tempi molto si è detto su questa controversa figura, libri, film, teorie cospirazionistiche ci hanno a volte mostrato degli scenari alternativi, a volte davvero fantasiosi. Maria, hai disonorato la nostra famiglia. C'è qualcosa di non umano in te. Dicono che tu sia posseduta dal demonio. Se c'è un demonio in me, c'è sempre stato. Non ci sono demoni qui. Maria di Magdala, lei farà la volontà di Dio. Perché non dovrebbe seguirlo? Saremo giudicati. A uomini e donne bisogna dare insegnamenti diversi. Ci vede! Si prova questo quando si è uniti a Dio. Nessuno mi ha mai chiesto cosa si provi.
Le donne hanno paura a farsi battezzare con gli uomini. Va da loro. Sì, le mie mani. Non è giusto che lui ti abbia scelta come nostra guida. Tu ami mio figlio, vero? Devi essere preparata, come me. A cosa? A perderlo. Ma noi stasera stiamo facendo una riflessione di altro tipo, una riflessione di tipo antropologico sulla donna e sul risveglio del femminile. Continueremo a parlare di questo argomento appena dopo la pubblicità. Restate con noi. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole, con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà, pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Bentornati qui sull'Isola di Pasqua, stiamo parlando di femminile, del risveglio del femminile e c'è da dire che fin da tempi più antichi il ruolo sociale della donna rispetto a quello dell'uomo è stato diverso. Nella preistoria le donne venivano considerate delle divinità perché si pensava che ci fosse un legame tra gli individui di sesso femminile e la terra. Con il tempo questa idea venne superata e si passò, come abbiamo detto, al patriarcato. È questa la differenza sostanziale? Ne parliamo con il dottor Labella. Mentre l'aspetto della mitologia del passato, delle religioni, ecco, attribuisce all'aspetto femminile, alla polarità femminile, tutta una serie di simbologie, di ruoli autentici, di vita reale, di vita biologica, oserei dire, molto caratterizzati, che sono legati molto alla terra, alla praticità, all'alimentazione, alla procreazione. Attualmente invece questi aspetti sono stati sublimati in un aspetto più artistico, più di sensibilità, più di astrazione dalla vita pratica. E questi ruoli invece sono stati più attribuiti nella nostra epoca attuale al ruolo maschile, per cui il procacciare il cibo, il fatto di procacciare i mezzi di sostentamento, ecco, sia pure che stiamo parlando di categorizzazioni molto approssimative ovviamente. E quindi in questa inversione, ecco, mi piace ricordare il fatto che i miti degli antichi che riguardano l'aspetto femminile sono molto ctoni, cioè molto legati alla terra, ma in quella autentica forza, quell'energia che oggi di cui si è persa la traccia, che è quella proprio di una forza dirompente che va al di fuori delle volontà, dell'autocontrollo, cioè quell'istinto molto forte che è protettivo della specie. Quindi ecco, l'aspetto femminile ha questo ruolo
ruolo molto importante di superare le diverse individualità, i diversi stati d'animo e di preservare, di essere quasi custode di una progenie dell'assicurare la sopravvivenza. Ecco, questo è molto importante. Oggi invece questo ruolo viene attribuito per vari motivi, il fatto che l'attività lavorativa viene prediletta quella maschile, qui ne soffriamo le sperequazioni anche ai nostri giorni, insomma il trattamento diverso a livello lavorativo che hanno le donne rispetto agli uomini, ancora oggi ahimè. E questo però ha un'origine molto più profonda, della quale bisognerebbe indagare come mai c'è stata questa trasposizione. Ecco, l'elemento creativo, artistico viene attribuito più ad un aspetto femminile, mentre invece il maschile da questo punto di vista si trova a disagio. Ecco, talvolta si ha quasi l'impressione di perdere un aspetto di virilità sul manifestare questa sensibilità, mentre in realtà i miti antichi sono esattamente all'opposto, cioè un aspetto diciamo più terreno, più terrestre, più materiale, legato alla donna, alla femminilità, proprio a cui è affidato un ruolo importantissimo, che è quello di procreare, di mantenere la specie. Al maschio veniva attribuito un pochettino più un aspetto un po' da fuco, direi, ecco, un pochettino molto più occasionale, molto più diciamo leggero, ecco, da questo punto di vista. Si tratta di ovviamente di riequilibrare queste forze, queste pulsioni che noi abbiamo iscritte come tali nel nostro genoma, cioè i miti fanno parte della nostra interiorità, ma che si intride proprio la nostra biologia quasi a livello delle nostre cellule. Il mistero del femminile ha il sapore di una storia che narra destini comuni, è il racconto di ogni donna, dolente travaglio della sua anima e della fioritura del suo ventre che genera vita, ma è anche la storia di una coscienza e delle sue lotte interiori, di una lenta metamorfosi attraverso cui emerge la verità della propria essenza, non appannaggio ereditato, ma frutto di un approccio profondo alla vita. È bene infatti non dimenticare che più donne che uomini sono stati accusati, condannati e uccisi in nome della stregoneria. E questo ha molto a che fare con la politica e il fanatismo religioso. La maggior parte di queste donne aveva fortuna e metodo nel guarire e aiutare gli altri attraverso la farmacia, la medicina, una dote che non poteva che essere speciale, innaturale per quell'epoca. I leader maschili temevano molto il potere delle donne e così crearono un modo per punirle. Coloro che stavano prendendo piede nella società e che non stavano al loro posto, in subordinazione dell'uomo, dovevano essere punite. Le streghe sono ciò che vela il non detto, il capro espiatorio, la spettacolarizzazione crudele della sanzione oscurantista, la negazione e il disprezzo del corpo femminile e di tutti gli accadimenti ad esso collegati, dal parto alle mestruazioni. Tutto ciò ha radici antichissime. Le pratiche simboliche, come la magia, hanno costituito un riferimento più che condiviso dal mondo antico, soprattutto per ciò che gli uomini non riuscivano a comprendere. I processi contro le donne streghe sono stati ricostruiti, interpretati e decodificati in chiave antropologica, politica, religiosa e di genere. Che vi sia trattato di un olocausto non vi è dubbio, ma la caccia alle streghe non è solo una guerra contro il genere femminile in quanto tale. La lotta è contro quella trama sociale che il femminile riesce a tessere trasversalmente in una comunità. La creatività e l'autonomia spaventano e quindi stimolano repressione e controllo. Sui roghi arderanno in quei corpi di donne la miseria, l'angoscia, la paura, la fragilità sessuofobica di tanti uomini e la superstizione, la semplicità e l'ignoranza, ma anche la forza di tante donne. In Italia la parità dei sessi è stata raggiunta soltanto negli ultimi decenni. La stessa Costituzione dichiara che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini, ma purtroppo questo rimane soltanto sulla carta, perché le donne continuano a essere svantaggiate in molti settori, per non parlare della violenza su di loro che è ancora molto diffusa. Una donna forte è una donna determinata a fare qualcosa che altri sono determinati a non farle fare. Cerca di sollevare il coperchio di piombo di una cassa da morto, cerca di alzare con la testa un tombino, prova a sfondare a testate una parete d'acciaio,
Forti ci facciamo l'una con l'altra, finché non saremo forti tutte assieme. Una donna forte è una donna fortemente spaventata. Come abbiamo detto, il maschile e il femminile, lo yin e lo yang, l'anima e l'animus, sono coscienza o energie che ognuno di noi possiede in quantità uguali, uomo e donna allo stesso modo. La quantità di energie che esprimiamo ci porta ad avere delle caratteristiche maschili o femminili. La famiglia, la cultura, la religione e la società in cui siamo cresciuti hanno una grande influenza nell'energia che esprimiamo. Una disarmonia nelle nostre energie influenza sia la realizzazione personale che le nostre relazioni. Nella nostra società ci sono sempre più difese del proprio ruolo maschile e femminile, ma oggigiorno c'è una necessità evidente di integrare le due parti, in quanto se solo noi ci diamo la possibilità di lasciare il controllo sulla difesa del proprio essere, possiamo andare incontro all'altro e anche a quello che possiamo avere dall'altro. Certo. E così dobbiamo fare i conti con queste due energie che guidano la nostra vita. L'energia femminile è amore, comprensione, creatività, intuito, sensibilità. L'energia maschile è razionalità, azione, determinazione, coraggio e anche forza. Se queste due energie sono in armonia e collaborano tra di loro, diventiamo pura azione nel mondo. Sì. Per stare bene noi dobbiamo essere consapevoli ed esprimere entrambe le energie. Femminile non coincide con donna e maschile non coincide con uomo. Sono due modalità. Mm. Quindi se vogliamo trasferirle in ambito neurofisiologico, la salute nasce da un'alternanza fluida fra due modalità che possono essere il sistema nervoso simpatico, archetipicamente maschile, attività, individuazione, e il sistema nervoso parasimpatico o vago, archetipicamente femminile, riposo, quiete, sentire, percepire. Ecco, per me l'umanità nuova sarà quella che imparerà a utilizzare entrambe le modalità in forma consapevole e armonica. In questo momento storico e sociale l'energia maschile è evidentemente in eccesso e quella femminile invece è repressa, ostacolata, forse negata. Nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, in famiglia, ma anche con noi stessi, rifiutiamo questa parte femminile, la reputiamo debole, negativa e utilizziamo tutte le nostre forze per aumentare sempre di più quella parte maschile che è in noi. È un errore grande che stiamo facendo. L'unione delle polarità maschile e femminile è fondamentale nella fisica quantistica della creazione. Sentimenti di disuguaglianza hanno creato dei confini tra donne e uomini. È arrivato il momento di superarli. Noi esseri umani siamo molto di più. E il nostro tempo qui sull'Isola di Pasqua per questa sera è terminato, ma spero che vogliate tornare qui con me giovedì prossimo alle 17.30 su TV a Vicenza per un nuovo viaggio da fare insieme. Vi aspetto. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In clinica dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi.